ragazzi, ciao Dalicca, bentornati su Stone Earth, ragazzi. Allora, a quanto ho letto è uscito un aggiornamento ieri che ha risolto finalmente quel problema che avevo incontrato nella mia altra partita, cioè che si bloccavano i personaggi mentre piazzavano certi oggetti. A quanto ho letto adesso hanno risolto questo problema. Noi comunque siamo fortunati perché non l'abbiamo, diciamo, beccato prima questo problema qua. Allora, comunque, a quanto pare sono arrivati i goblin. Goblin. Vabbè, sì, ma comunque non è roba che a me mi preoccupa. Però una cosa la vorrei capire: come si fa a fare qualche altra torcia? Perché di notte siamo completamente al buio. Come si costruiscono le torce? No, qua non è. Riguardo alle torce, non c'è qua nulla. Decorazioni. Questa di sicuro non è una torcia. Accidenti, ragazzi. Vabbè, goblin ladro. Dove? Boh. No, raga, veramente, cioè, ma per chissà come si fa. C'è qualche torcia? No, questi sono tools, weapon. Non lo so. Aspetta. Lanterna, eccole, le lanterne, ragazzi, bene. Costruiamo qualche lanterna per poter vedere un po', magari, mettiamo qualche luce. Allora, intanto, ragazzi, il nostro collega qua fa qualcosa di buono. Facciamogli pigliare le cose che ci stanno in giro. Ok. Quindi qui dovevamo mettere, mi pare, il cibo, quello che è. Solo che adesso non mi ricordo più di preciso se avevo già craftato o meno. Ma questo non dovrebbe essere un problema perché... Aspetta, questo che cos'è? Questo che cos'è? Ah, eccolo qua, Stone Mill Grinder. Mettiamolo qua. Oh, che c'è? Ah, c'è qualcuno che è venuto per vendere. C'ho qualcosa da vendere io. C'ho dei muretti di troppo. Però i muretti valgono. Ok, vendiamo qualche muretto. C'ho tutti sti cosi io? Vendi. C'ho un mucchio di letti. Il tizio dei... Non è venuto più il tizio dei letti? Risorse. Vendiamo qualcosa. Un mucchio di cose. Facciamo un po' di piazza pulita perché sennò qua ci ritroviamo strapieni. Ok, a posto. Così abbiamo rimosso un po' di roba da qua. Ma i soldi sono un problema, vero? Non è che ci sta un'altra chest buttata in giro, vero? Mi pare di no. Oppure questa. Questa è un... sì, una chest. Ok, un'altra bella chest. La potrei anche mettere qua. Guarda come ci sta bene. Ok, poi ce n'era, ce n'è ancora un bel po' di chest. Una la mettiamo qua. Ok, solo. Allora, niente. Stop. Solo soldi. Anche qua. No, vabbè, qua facciamo tutto, dai, che importa. Ok, ci dovrebbe essere un'altra chest. Eccola qua. La andiamo a piazzare. Se si leva da là questo. Ok. Bene, con le chest almeno abbiamo meno cose sparse in giro. Questo che cos'è? Stone cauldron. Questo lo mettiamo qua. Dovrebbe essere per cucinare, credo. Ok. Ah, riguardo i soldi, ecco. Togliamo questo, soprattutto questo. Così i soldi vengono rimossi, che mi danno fastidio a vederli qua. Cerchiamo di pulire un po' la situazione. Ehi, questo cavolo non doveva venire. Doveva essere messo qua. Ok. Ok.
Allora, qui abbiamo finalmente qualcosa. Ok, cosa abbiamo qua? E che è sto coso? Cauldron. No, un momento, un momento. Che cos'è sto coso? E questo? Qua qualcosa mi sfugge. Momento. Ah, ok, Stone Mill Grinder. Cibo per conigli. Ok. Questo che cavolo è? Omelette. E questo? Vabbè, insomma, è cibo praticamente, va. Tipo, ne craftiamo tre, boh. Sarà comunque, ecco, uova non ne possiamo fare, però ingredienti. Ok, vabbè, quindi il mais, credo, no, corno non è il mais, che diventa qualcos'altro di fino. Beh, insomma, raga, Nick con l'inglese è scarsino, ecco, dai, inutile, lo sapete, no? Questo deve essere, vabbè, questo è un forno, ma richiede che il tizio sappia cucinare bene, ancora non lo sa fare. Vabbè, ok, qua c'è la tipa che cucina, vai, beh, almeno qualcosa stiamo a fare, va. Qualcosina la stiamo facendo. Di scavare non ne ho neanche il motivo. Cioè, continuare a scavare non ho il motivo di scavare perché comunque abbiamo già tante. Sto coso qua non si può ammazzare, non si può mangiare. Cioè, la volpe no, no, cioè, la volpe non si mangia. Oh. Un altro cittadino. Arriva un altro tizio a dannamano. Cos'è? Eccolo qua, raga, arriva un altro che è pronto a dar una mano. Vediamo un po', dai, che abbiamo tanti. Ok. Questo è per le trappole. Per le trappole. Sì, trappole, mamma mia. Per le trappole serve. Allora, il blacksmith deve fare il coltello. Allora, vediamo un po'. Capiamoci. Il blacksmith. Non abbiamo. Non abbiamo il blacksmith. E per fare il blacksmith. Un momento. Se, comunque serve il coltello, diceva. E questo? No. Accidenti, qual è il coltello? Ah, io non ci capisco niente. Dice che serve un coltello. No, tu no. Un momento. Che qua ne ho tanti. Cioè, per fare il blacksmith. Ma questo non è il blacksmith. Momento. Ah, ok. Prima ancora non ci siamo arrivati al blacksmith. Abbiamo prima bisogno dell'hammer. Ok, dobbiamo costruire un martello. Vediamo un po' il martello. È lui, sì. Vai, fai un bel martello che facciamo il blacksmith. Ok, poco alla volta, raga, poco per volta ci si arriva. Comunque qua iniziano a essere pochi i letti, eh. Accidenti, ma qua perché c'è ancora sta scala? Evidentemente qui non è ancora completato sto luogo. Ah, mancano le finestre e la porta. Ah, ok, dobbiamo fare le finestre e la porta. Allora, vediamo un po', mo qua le finestre. Questo? Ce ne sono tanti tipi di finestre, che ne so. Non c'è scritto da qualche parte cosa manca? Ah. Wooden door, wooden window frame. Wooden door, wooden window. Mamma mia, wooden door, wooden window. Oddio. Ah, ok, questo è. 5 mi pare. È una wooden door. No? Eccola qua. Ok, così finiscono sta benedetta casa. Anche qua ci vogliono due. Ancora altre tre finestre. Ancora tre finestre per le altre case. E sicuramente mi pare ovvio che ci vuole anche. Beh, altre due porte ci vogliono. Due.
Ok. Sicuramente ci vuole altra legna, perché stiamo facendo tante cose qui che... di legna, diciamo. Quindi andiamo a tagliare un altro po' di legna. È questo? Sì. Ok, un altro po' di legna. Poi, che manca... Ah già, i cosi là, le luci per la notte, le abbiamo fatte? Cos'è sto coso? Vabbè, non importa, se una cosa non la trovo... no, basta che la vado a cercare qua. Eccole qua. Non ne avevo messa una qui, mi ricordo. Vabbè, vediamo un po'. Comunque abbiamo bisogno di luci. Ah, ma già c'è da dover mettere. Perché non le piazzano le luci? Cioè, tecnicamente dovevano piazzarle le luci, perché qua ci vanno. Quindi qualcosa non quadra. Qualcosa qui a me non mi quadra. Pigliamo queste qua, dai, che sono di un colore diverso. Mettiamo una qua e una qua ad illuminare l'esterno. Questo che cos'è? Ah, ok. Ah, sono stanchi, vanno a letto, raga. Oh, bisogna capirli, dopo tanto lavoro. Ok, quindi almeno di notte qua si dovrebbe accendere un po' di luce e si dovrebbe vedere qualche cosa. Ok, continuano a riempire qui di cose. Questa è una cosa positiva. Io direi che dovremmo togliere... Ecco, questo lo rimuoviamo, così iniziamo un pochettino a ripulire la zona. Cominciamo un po' a togliere tutto e a mettere quante più cose dentro le chest. Sicuramente conviene. Allora, vediamo un po'. Qui sta cesta è completamente vuota e qui ci dovrebbero andare i soldi. Qui che cosa abbiamo? Soldi qua non ce n'è. Qui non c'è un bel niente. Cioè, è tutto vuoto. È tutto vuoto. Ok. E allora, se è tutto vuoto, vai. Vai, vai, togliete tutto. Mettete tutto dentro le ceste, vai. A voglia, sicuro. Tutto dentro le ceste. Ci abbiamo così tanto spazio. E devo tenere tutto sparso in giro, no? Non voglio niente sparso in giro. Vai, andate veloce che voglio vedere che togliete tutto. Ah, allora, le luci si accendono qua. Vediamo, tra un po' dovrebbe arrivare appunto la notte. Ok, ecco che illuminano finalmente. Almeno si vede qualche cosa. Qualcuno accende il focherello. Perfetto. Intanto rimuoviamo tutto da qui, così che è bello pulito. Ci vuole sicuramente qualche altra chest. Vediamo un po', riguardo alle chest, dov'è che si facevano? Eccole qua. Facciamone altre tre, così che andiamo sul sicuro. Le mettiamo magari qua, perché sparse in giro, vabbè, tanto non cambia granché, però. Dunque, potremmo, credo, già fare uno che diventa blacksmith. Il blacksmith. Ancora non c'è l'hammer. Crafted by Mason. Ah, Mason. Ah, questo di hammer. Ok. Ok, avevo sbagliato hammer. Non importa, l'importante è che adesso l'abbiamo scoperto. Ok, vai, fammi quello che mi serve. Ok, fatto. Allora, uno di voi adesso può diventare... Eccolo qua. Ok, abbiamo un hammer. Quindi, eccolo là. Ok, hammer. Mason workbench. Crafta. Questo non so a che serve. Ah, per creare cose di arte, roba così, vabbè. Ok. Cioè, questa è tutta roba che comunque già conosco, no? Boh. Ok. Ma l'hai fatto quel coso? Un momento, mettiamo piano. L'hai creato quell'arnese? Dov'è? Inventario? Ah no, andiamo qua invece. Eccolo qua. Mason. Dove lo mettiamo? Ah, ma tanto mettiamolo qua, che me frega, vai.
Ok, poi abbiamo questi da dover mettere. Mettiamo per ora qua. Ok, abbiamo altre chest da poter riempire. Vediamo un po' qui che cosa si può creare. Io non vedo granché differenze, scusa. Mason workbench. Ma sono tutte e due Mason workbench, ma sono un po' diversi però. Un momento, qua la confusione c'è nella testa di Nick. Cioè, ma che cosa posso craftare ora? Comincia a diventare un pochettino. Un po' come dire. What? Vuol dire what? What? Accidenti. Ok, aspetta. Che mi manca? Where? Vabbè, allora facciamo così. Vediamo un po'. Diciamo che voglio far diventare. Ecco, a me mi serve questo. Oh, knife fatta dal blacksmith. Ok. Allora, beretto. Oh, qua non si vede niente. Che è successo? Ok. Signor Blacksmith, allora, se, cioè, teoricamente, qua, Blacksmith Craft Menu. Ah, mo c'è! Prima non lo vedevo. Boh. Vabbè, daily update. Ah, manca il cibo. Quindi, niente nuovo cittadino. Allora, knife. Trapper knife. Mi serve un anvil. Forge anvil. Cos'è? Cos'è sto coso? Metal ingot. Ah, ok. Ah, bene. Serve. Ma dov'è? Dov'è il metal? L'ho passato e non l'ho visto. Oh, qua metal ingot non lo vedo io. Dov'è sto metal? Metal. Qua non c'è metal ingot. Che fammi piperi cosiddetti? Vabbè, vai, crafta questo. Questo si può fare, ovviamente no, perché manca il metal. E forse il metal l'aveva prima messo da qualche sciolto, boh, che ne so, ora poi vediamo. Ok, allora, poco per volta ci arriveremo. Lo sta a fa sto beretto metal? Dov'è? Eccolo qua. Lo piazziamo, questo è bello grosso. Questo è grosso, lo mettiamo qua. Ok. Allora. Continuo a non capire dove si fa questo metal. Questo è un altro storage decisamente più grande. Fino a 256 oggetti, vabbè. Però il fatto è sto metal. Forse mi manca sto metal. Metal ingot. Io qua. Non c'è. C'è tin, bronze, ma metal non c'è. Boh. E che ne so. Raga, andate a scavare. Che vi devo dire? Io qua non ne ho la più pallida idea. Scavate. Magari lo troviamo. Magari salta fuori qualcosa che non ho. Va bene. Per il resto, vediamo un po' di che succede. Ah, hanno tutti fame. Ok. Per il resto, vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, qui si cucinava, ma per ora niente. Metallo qua manca e quindi per ora niente. Questo a che serve? Manca Mound of Clay che non so neanche dove si trova e non so neanche a che serve sto coso. Questa è un'arma 12 di attacco. Oh, facciamola. Un'arma che fa 12 di attacco può sempre tornare utile. Ok, questo qua non so di preciso. Vabbè, servirà sicuramente a qualche cosa. Sicuramente era richiesto per un qualche cosa. Vabbè, per ora è lì. Vediamo invece riguardo all'arma. L'arma che mo la sta craftando, che è più buona, se la piglia da solo, io la devo dare io. Allora, quello con la spada è qua. E beh. Change jobs, non cambia niente. No, change, cambia lavoro, non avrebbe senso. L'arma che abbiamo craftato allora. Oh, dov'è?
Inventario. Boh, forse qualcuno se l'è presa, non lo so. Anche perché mi continuo a chiudere l'inventario ogni volta che lo apro. Difatti, no, dov'è? Weapons, non c'è proprio. Boh. Vabbè, qua sotto stanno scavando. Certo, ancora chiaramente, ragazzi, ci sono sempre cose che a me non mi quadrano. D'altronde ancora non è che ci so giocare tanto bene, va. A poco insieme stiamo cercando di capire un po' come funziona. Ok, tutto quello che hanno trovato lo stanno già mettendo nei vari, diciamo, nelle varie chest. A proposito, comunque, qua, raga, la luce, io qua dentro voglio una luce. Perché qua, anzi no, aspetta, perché ogni volta vado in confusione. Mettete una luce qui da qualche parte, perché non si vede niente. Almeno meglio di niente, no? Questo c'ha da vendere qualche cosa. Ma a me non mi interessa niente. Sono tutte cose che riesco a farmi anche da solo. Non è che non mi interessa. Farmer livello 3. Beh, almeno abbiamo qualche lucetta qua dentro. Vabbè ragazzi, fermiamoci qua perché Nick per il momento è un po', come dire, boom, sono arrivato, non ci sto a capire per ora nient'altro. Meglio che ci fermiamo per schiarirmi le idee. Quindi ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Avete visto, insomma, quello che siamo riusciti a fare e anche quello che non siamo riusciti a fare. Quindi se avete qualche consiglio per quelle cose che non ho capito, scrivetemi ragazzi, che così magari... nei prossimi gameplay riuscirò sicuramente a fare qualcos'altro, no? Se c'è però una cosa che mi lascia un pochettino l'amaro in bocca è il fatto che sti goblin, che dovrebbero essere i nemici, sono così scarsi e così inutili dopo tutto sto tempo che gioco, che sinceramente non li reputo quasi quasi neanche una minaccia. Mi sembrano proprio una nullità. Io credo che da questo punto di vista questo gioco manca parecchio, diciamo, in difficoltà. Perché oramai meno male, basta che non ti manchi il cibo, vai avanti, no? Vabbè, comunque, ragazzi, io vi saluto, come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su se vi va. E niente ragazzi,